Ciao a tutti, ecco, si è appena svegliata mia figlia, la sentite piangere. Questo è il secondo video che faccio sui cornetti croissant. Questi nello specifico sono croissant francesi. Ma perché la lingua blu? Fammi Perché ho mangiato le caramelle. vedere. Fammi vedere. Oddio, oddio. Vabbè, allora, vi dicevo, questa è la seconda ricetta che faccio. Il procedimento è molto simile. Nel frattempo piange la bambina, quindi adesso metterò un attimo in pausa. Ecco, siamo tornati, ne abbiamo presa un'altra. Vi dicevo, il procedimento è praticamente uguale alla ricetta dei cornetti all'italiana che trovate sempre sul canale. Però che cosa cambia? Che i croissant francesi non hanno l'uovo nell'impasto e hanno una maggiore quantità di burro nella sfogliatura. Quindi il procedimento è identico, ma cambiano appunto gli ingredienti. Io trovo più semplice lavorare i croissant francesi che il cornetto all'italiana, ma questo dipende molto da ognuno di noi, da come riusciamo a gestire l'impasto. Quindi per oggi è tutto. Da casa Tafuro un saluto. Alla prossima, grazie per aver guardato il video, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Un saluto a tutti, ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, cominciamo a mettere tutti gli ingredienti all'interno della planetaria, tranne il burro, i 30 g di burro che dobbiamo tenere morbido in pomata e il burro per sfogliare ovviamente. Mettiamo tutto all'interno e impastiamo a bassa velocità per circa 8-10 minuti. Quando vediamo che il composto comincia ad attaccarsi al gancio, inseriamo il burro che deve essere appunto morbido. In tre volte, quindi ne aggiungiamo una prima parte, il mio era anche un pochino troppo freddo, lo facciamo assorbire e poi aggiungiamo un'altra parte fino a finirlo. L'impasto per i croissant non va lavorato molto perché altrimenti non riusciamo poi ad allungare l'impasto in fase di sfogliatura, quindi non dobbiamo fare la prova del velo per vedere se si è formata la maglia glutinica, se è abbastanza forte. Ci prendiamo l'impasto, lo mettiamo sul piano di lavoro e diamo qualche piega così di rinforzo per lisciare la superficie. In pratica avvolgiamo l'impasto su se stesso. Dopodiché lo mettiamo in un contenitore e lo lasciamo riposare per 15 minuti, 20 minuti, coperto con la pellicola trasparente. Adesso riprendiamo l'impasto e facciamo in modo che la chiusura sia rivolta verso l'alto. Ecco, appunto lo giriamo e facciamo un rettangolo 15x32 cm. Questo ci aiuterà molto poi quando dobbiamo andare a incassare il burro. Partiamo già con una forma rettangolare, quindi sarà più semplice poi allungare l'impasto. Cerchiamo sempre di mantenere appunto una forma abbastanza squadrata, aggiustando l'impasto con le mani. Lo misuriamo e poi ci prepariamo un tagliere coperto con carta da forno dove andremo a posare il nostro impasto coperto con la pellicola. Quindi ci prendiamo l'impasto, ovviamente perderà un pochino la sua forma, ma non importa, lo aggiusteremo successivamente. Cerchiamo appunto sempre di mantenere il rettangolo, controlliamo anche le dimensioni, per questa ricetta vi serve il metro a portata di mano perché più siete precisi e più la sfogliatura verrà bene. Quindi ripristinate le dimensioni di 15x32, poi coprite con la pellicola molto bene in modo che la pellicola vada proprio sotto l'impasto e non entri umidità all'interno. Lo mettiamo in frigorifero nella parte bassa, possibilmente lo lasciamo riposare per 12 ore, quindi lo potete fare la sera prima e lasciare tutta la notte in frigorifero. Nel frattempo, la sera prima, sempre, vi preparate il burro per sfogliare, quindi vi fate un quadrato su carta da forno di 15x15, tagliate il burro a fette e schiacciate con il mattarello in modo da appiattirlo un pochino. Non chiudete subito le parti laterali in modo che l'aria possa fuoriuscire. Una volta che avete raggiunto i bordi, potete chiudere e continuare, ecco adesso. Chiudete e continuate a stendere con il mattarello fino a raggiungere proprio anche gli angoli.
Anche il burro lo lasciamo in frigorifero per tutta la notte a riposare. La mattina seguente riprendiamo l'impasto, che appunto è stato 12 ore in frigorifero. Lo mettiamo sul piano di lavoro, in questo caso non serve aggiungere farina, poi se servirà successivamente ne potremo aggiungere un pochino, ma meno ne aggiungete e meglio è per quanto riguarda la sfogliatura. Allunghiamo l'impasto sempre per ripristinare le dimensioni di 15x32 cm e mettiamo il nostro quadrato di burro al centro. Adesso pieghiamo le parti esterne verso il centro, quindi prendiamo la parte, la portiamo verso il centro, cercando di non creare troppa aria all'interno, quindi schiacciate un pochino. Prendiamo anche l'altra parte e cerchiamo di congiungere le due parti senza sovrapporle. Quindi le unite, vi mantenete sempre, cercate di essere abbastanza squadrati con l'impasto e adesso lo ruotate di 90 gradi, in modo appunto che la chiusura sia dritta rispetto a voi. Adesso con il mattarello prima schiacciamo un pochino l'impasto in modo da distribuire il burro e poi facciamo scivolare il mattarello in modo abbastanza deciso, per stendere l'impasto e allungarlo fino ad arrivare a 60 cm, in modo da avere appunto un rettangolo 20x60 cm, e poi andremo a fare il giro doppio. Una cosa importante, se non riuscite ad allungare subito l'impasto a 60 cm, fermatevi, lo mettete in frigorifero per 30 minuti e poi riprendete. Non insistete se vedete che la pasta è troppo tenace o se si allunga con fatica o se si sta riscaldando. Meglio fare un riposo in più, ma avere un risultato abbastanza certo. Fate questo movimento con le mani che avete visto adesso, in modo da tenere sempre la forma rettangolare. Poi con un coltello vi ritagliate i bordi, appunto sempre per mantenere il rettangolo. E adesso facciamo il giro doppio, quindi prendiamo un quarto dell'impasto più o meno e lo pieghiamo verso il centro. E poi prendiamo la restante parte e pieghiamo anche questa verso il centro. Io ho notato che facendo un giro doppio e uno semplice, l'alveolatura alla fine, dopo la cottura, viene molto, molto più sviluppata rispetto a tre giri semplici. Quindi ormai questo è il mio metodo che uso sempre per fare i cornetti o i croissant. Facciamo combaciare le due parti senza sovrapporle anche qui e adesso pieghiamo un'altra volta al libro, a metà. Aggiustiamo sempre l'impasto in modo che sia abbastanza preciso, rettangolare. Adesso ruotiamo di 90 gradi e appiattiamo un pochino con il mattarello. Lo allunghiamo leggermente, dopodiché lo mettiamo sempre sulla nostra teglia coperta con carta da forno, coperto con la pellicola e lo mettiamo in frigorifero a riposare. Dopo 30 minuti, un'ora, ho scritto queste due tempistiche perché d'inverno possono passare 30 minuti, d'estate è meglio se fate un'ora di riposo. Vi allungate un pochino la larghezza del rettangolo in modo da arrivare a 15-20 cm, poi lo girate e formate di nuovo il rettangolo che abbiamo formato prima, 20x60. Quindi se avete un rettangolo all'inizio largo 15 cm, poi allungandolo e appiattendolo arriverà naturalmente ad una larghezza di 20 cm. Adesso vedete il video accelerato perché sennò questo video sarebbe durato 40 minuti. Quindi una volta che avete il vostro rettangolo, fate sempre questo movimento con le mani per mantenere la forma rettangolare. E adesso facciamo il giro semplice. Quindi prendiamo un terzo dell'impasto, lo portiamo verso il centro. Poi prendiamo la restante parte e la sovrapponiamo. Ruotiamo l'impasto, oddio, scusate, di 90 gradi e come prima lo allunghiamo leggermente con il mattarello. Questo ci facilita successivamente la stesura.
Se vedete che in qualche punto si intravede il burro, vedete che l'impasto è un pochino più sottile, mettete un po' di farina solo proprio nel punto, nel punto interessato. In questo modo eviteremo che ci sia una fuoriuscita di burro successivamente. Quindi rimettiamo il nostro impasto sul nostro tagliere, sempre coperto con carta da forno, e lo copriamo con la pellicola. Stavolta lo facciamo riposare un po' di più, per circa un'ora e mezza, 2 ore. Non vi fate spaventare da tutte queste tempistiche, dei tempi di riposo. Io cerco di essere molto dettagliata, ma per esempio nel laboratorio di pasticceria, che c'è un ambiente molto freddo, tutti questi riposi ovviamente non li fanno, e fanno le pieghe una di seguito all'altra senza aspettare 30 minuti, un'ora. In casa però dobbiamo cercare un attimo di gestire al meglio le temperature, dato che adesso fa molto caldo, non abbiamo i macchinari che hanno in un laboratorio di pasticceria, dobbiamo avere questi accorgimenti per ottenere un risultato buono. Per esempio, in questo caso dovremmo ottenere il rettangolo già pronto per tagliare i cornetti, però io ho visto che si stava riscaldando, quindi ho preferito fare un ulteriore riposo in frigorifero e poi continuare nella stesura. Questo ovviamente non è fondamentale, se voi vedete che l'impasto continua a essere freddo e non avete problemi a stenderlo, evitate questo ulteriore riposo. Io l'ho fatto stare 30 minuti in frigorifero e poi ho continuato a stenderlo, e qui dobbiamo ottenere un rettangolo 25x36 cm. Quando avete raggiunto i 36 cm di lunghezza, vi girate l'impasto e lo allungate in modo da raggiungere anche i 25, anche 27 cm di larghezza. Cercate di mantenervi un pochino oltre queste misure, se non siete abbastanza squadrati e rettangolari, perché poi andremo a rifilare un pochino i bordi. Adesso tagliamo ogni 9 cm nel senso della lunghezza. Ho escogitato questo nuovo metodo di taglio dei cornetti, dei croissant, scusate, per cercare di non avere nessun ritaglio, nessuno spreco, perché molti mi chiedevano: ma con la pasta in più che cosa facciamo? Allora, così la pasta in più non esiste, o comunque è pochissima. In questo caso otteniamo 8 cornetti. Intanto ci facciamo questi rettangoli tagliando ogni 9 cm. Cercate di usare un coltello lungo in modo da avere un taglio abbastanza netto e preciso. E li mettiamo sempre sul nostro tagliere a riposare per 30 minuti di nuovo in frigorifero, ben coperti con la pellicola, mi raccomando. Adesso ci prendiamo i nostri rettangolini, controlliamo la dimensione perché a volte l'impasto si ritira, quindi ripristiniamo la larghezza di 9 cm, ruotiamo l'impasto e adesso con un coltello tagliamo in diagonale, e così otteniamo 2 cornetti, 2 croissant, non mi entra in testa croissant. Me ne faccio vedere anche un altro. Questo era il bordo che era un pochino meno regolare, in questo caso allungatelo sempre in modo da ottenere le dimensioni giuste, e poi tagliate i bordi per pareggiare. I due triangoli che si vengono a formare ovviamente non avranno le due punte della base uguali, quindi dovete essere bravi poi voi ad allungare la punta che rimane un pochino più corta. In ogni caso potete guardare quest'altro metodo di taglio nel video precedente dei cornetti all'italiana, che trovate sempre su questo canale. Quando abbiamo ottenuto i nostri triangoli, se avete paura che vi si attacchino, mettete un pochino di farina tra uno e l'altro, li facciamo riposare in frigorifero per 30 minuti. Poi ci prendiamo i nostri triangolini uno alla volta, facciamo scorrere le dita dal centro verso la punta in modo da allungarli un pochino.
li mettiamo dritti di, rispetto a noi e cominciamo ad arrotolare l'impasto. L'unica cosa a cui dovete fare attenzione è tenere la punta ferma verso la fine in modo che non si ritiri e che quindi non vi vengano le tre punte laterali tipiche dei croissant. E questo è il nostro croissant, guardate che bello. Vedete, deve avere tre punte da una parte, tre punte, tre lati da una parte e tre lati dall'altra. Ve ne faccio vedere un altro. Allunghiamo sempre il nostro triangolo. I pasticceri, ho visto fare diverse volte, schiacciano proprio la punta sul tagliere in modo che rimanga ferma. Arrotolate delicatamente, non c'è bisogno di spingere. E poi tenete con una mano la punta e con l'altra arrotolate. Il croissant perfetto, come vi dicevo, deve avere tre lati da una parte e tre lati dall'altra. Lo mettiamo sulla teglia coperto con carta da forno con la chiusura rivolta verso il basso in modo che poi in cottura non si aprano. Li copriamo con la pellicola che deve essere semplicemente appoggiata sopra e li mettiamo nel forno spento a lievitare per circa 3 ore. E questi sono i nostri croissant pronti per essere infornati. Guardate come sono belli gonfi, devono praticamente raddoppiare il loro volume. Per sapere quando sono pronti, fate la prova della teglia. Quando muovendola velocemente questi traballano, come vedete adesso, allora sono pronti per essere infornati. Ci prepariamo il tuorlo d'uovo sbattuto con 3-4 cucchiai di latte e lucidiamo, spennelliamo ogni croissant solo sulla parte liscia, senza andare sulla parte sfogliata. In questo modo avremo un maggiore sviluppo. Inforniamo in forno preriscaldato ventilato a 210 gradi e cuociamo per 18-20 minuti, lasciando lo sportello del forno leggermente aperto gli ultimi 8-10 minuti di cottura. E poi quando li sfornerete la soddisfazione sarà tanta perché guardate la sfogliatura come si vede bene, definita e perfetta. Io sono molto molto soddisfatta di questa ricetta che ho preso dal sito gourmetier.com e lui è bravissimo, è inimitabile. Io ci ho provato a rifare la ricetta e spero di essere stata abbastanza brava nel riprodurla. E in ogni caso andate a dare un'occhiata anche al suo sito. Se vi è piaciuto questo video, io vi invito a iscrivervi al canale, a visitare il sito www.martinamanti.com e alla prossima. Ciao a tutti!